Per il 90% delle persone il problema più grande che hanno nella loro vita è il denaro. Si sbagliano. Il problema più grande che hanno nella loro vita è il tempo. Spesso si fa l'errore di concentrarsi solo sui problemi di soldi, ma il vero ostacolo che ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi è il tempo. Il tempo è la nostra risorsa più preziosa e purtroppo molte persone sono costrette a dedicarla quasi per intero al lavoro, agli appuntamenti, agli impegni, travolti da questa continua rincorsa per provare a restare a galla. Come puoi fare più soldi se non hai il tempo per farli? Sei sempre di fretta, sei oberrato di impegni, pensi agli appuntamenti e non hai mai il tempo per fare le cose che desideri veramente. C'è una soluzione? Sì, e migliaia di persone lo stanno già facendo. Molti di loro si sono già liberati dall'obbligo di andare a lavorare in poco tempo, ottenendo da subito risultati immediati e veloci e soprattutto sicuri. Queste persone le chiamiamo superviventi. Sigla. Ok, a questo punto sarebbe dovuta partire la sigla. Questa sera però ci tengo a fare una cosa un po' diversa. Ho realizzato un video un po' di tempo fa che utilizzerò come sigla tra qualche secondo, che di solito utilizzo come chiusura delle dirette, ma in realtà quel video è un video di tanto valore. Questa sera ve lo mostrerò per primo perché ci introdurrà meglio del messaggio che ci tengo a trasmettervi in questa diretta, perché siamo inseriti in un sistema. Questo sistema ci ha instillato la trappola dei sacrifici che ci porta alla continua mancanza di tempo. E quindi ci tengo a farvi vedere questo video con questa storia per vedere se vi ci ritrovate, se vi ritrovate in qualche punto. Quindi adesso sì, sigla. Buonasera a tutti, cari amici di Liberi dal Lavoro. Questa sera sigla diversa, di solito questa è la sigla di chiusura, però questa sera ha un'importanza particolare e quindi vi faccio la domanda che vi ho fatto anche prima di mandarla in onda ed è: vi siete rivisti in qualche punto della storia? Cioè, questo tipo di messaggi in qualche modo ci vengono inculcati? Vi ritrovate dalla scuola, dalla famiglia, dal lavoro, dalla casa, dall'eccetera, eccetera, eccetera. Siamo un po' tutti, abbiamo perlomeno, siamo stati tutti incastrati nella trappola dei sacrifici, la trappola per la quale noi dobbiamo
fare quello, fare quello, non c'è tempo per pensare a noi, non c'è tempo per pensare a noi, non c'è tempo per pensare a noi. Ecco, quella è la trappola dalla quale per prima vogliamo uscire, quella principale, macro trappola fondamentale che ci accompagna e che ha accompagnato in questi anni tantissime persone che ci seguono, chiaramente è quella del lavoro, non intesa come lavoro, come non bisogna lavorare, no, ma inteso come obbligo, inteso come devo spendere 15 ore al giorno, 16 ore al giorno e sono costretto perché altrimenti non posso mangiare. Questa è la trappola. Intanto stanno arrivando un po' di saluti, ho visto che c'erano meno persone del solito durante la sigla, magari qualcuno si è spaventato che era la sigla di chiusura, non ho tutto apposta, abbiamo fatto solo una cosa un po' diversa, però vedo che state arrivando. Questa sigla è anche un pochino più breve rispetto all'altra. Quindi ci sta tutto, però siete già tanti. Ciao, ciao ragazzi, vi sto passando al volo. Buonasera a tutti, vi voglio bene a tutti. Assodato che quindi ci hanno un po' messo giù da quando eravamo piccoli, da quando abbiamo iniziato a frequentare persone, ok? Questa storia del bisogna fare sacrifici. In realtà, più che sacrifici, sarebbe bello poter avere il tempo, poter spendere tempo nel fare cose che ci piacciono, metterci massimo impegno, però è un meccanismo diverso. È un po' come quando si era bambini e, per esempio, che sono maschietto, mi piaceva da morire andare a giocare a calcio fuori al viale. Quello per me era un'attività alla quale io mettevo impegno, che mi divertiva tanto e che non mi stancava mai, non mi pesava fare mai. Ecco, ripristinare quel mood nelle attività che facciamo grazie al fatto che noi non siamo schiavi, non dobbiamo per forza andare e spendere 15 ore al giorno, 16 ore al giorno per avere in cambio uno stipendio che ci serve a malapena per sopravvivere. Che attenzione, meno male che almeno c'è quello, però il metodo è quello che ci permette poi di liberarci. Quindi parliamo prima di tempo e la prima cosa che ci tenevo a farvi vedere questa sera era legata agli obiettivi, al perché lo facciamo, perché stiamo facendo il percorso dei liberi dal lavoro, per fare più soldi? Sì, quello è l'effetto ed è un effetto che arriva abbastanza veloce, abbastanza in fretta. Ma il motivo principale in realtà che poi è bello perché lo si scopre più avanti, però questa sera ve lo spoilerò, è il seguente. Immaginiamo di avere una linea temporale, quindi una giornata. La giornata è composta da 24 ore per tutti, questo è uguale per chiunque essere vivente, ok? E nell'arco delle 24 ore succedono cose, io faccio cose. Beh, sicuramente possiamo dividerli in tre macro categorie, giusto per semplificare il concetto. E possiamo dire che c'è una parte dove uno si riposa, 6-7 ore a notte, 8 ore a notte, anche se chi lavora dubito che riesce a dormire così tanto. Una parte che ho chiamata economica, che in realtà riassume un po' di concetti come il lavoro, gli appuntamenti, gli impegni, prendere il figlio in palestra, andare, tutta quella roba che non riguarda quello che vorrei fare davvero, che è la maggior parte, la parte intera, e una parte che ho chiamato personale per riassumere, ma in realtà dietro questa ci sono un sacco di cose: il relax, lo svago, gli affetti, le passioni, le relazioni, il benessere. Perché? Perché devo avere anche del tempo per pensare a me, per pensare a stare bene, per pensare a vivere meglio, ma non ce l'ho sto tempo perché è tutto compattato lì. La cosa che si vede chiaramente è che ho qui tre cose e qui ne ho sei, però questo è almeno è più del doppio, quasi il triplo di questo qua. E quindi questa è un po' la trappola dove siamo tutti incastrati, perché dico va bene, io ho bisogno di guadagnare tot perché altrimenti non campo, non pago le bollette, non pago l'affitto, non pago il mutuo. C'ho il lavoro, che faccio? Se questo è lo spazio, non puoi fare altro, non c'hai il tempo per fare altro, ti potresti far pagare di più. Dici, invece di darmi 1.000 euro al mese, da domani me ne dai 5.000 e il datore di lavoro ti chiede, bello. Perché? Non c'è assolutamente motivo. Ok, non puoi portare, a meno che dici c'è una competenza che conosco solo io, eppure anche in quel caso, ok, sarebbe alquanto complicato. Quindi la soluzione qual è? La soluzione per liberarsi da questa schiavitù, cacciarla via, è quella di dividere il tempo in modo diverso, quella di poter dividere il tempo, quella che ha liberi dal lavoro con il percorso, cioè riuscire in poco tempo a ottenere questo effetto qui.
un effetto dove il tempo che mi serve per produrre le mie entrate è sempre più piccolo e compattato, e tanto tempo libero per pensare a me, alla mia famiglia, al mio benessere, alla mia crescita, a tutto quello che mi serve davvero, quello che voglio fare, le mie passioni, ok? È tutto quello che mi va di fare. E questa è la trappola fondamentale dalla quale bisogna uscire, e con il percorso di Liberi dal Lavoro abbiamo visto record clamorosi come quello che faccio vedere di nuovo, di questo, come in un solo mese sei riuscito a produrre questa quantità di profitti sicuri, più di 40.000 euro solo di bonus in un solo mese. Perché parliamo sempre di bonus e colpo sicuro? Perché al momento sono le due attività esistenti sulla faccia della terra che consentono di ottenere risultati. Ok, questo è un record, ma risultati medi, come vedremo, perché c'è la grande novità del sito questa sera, risultati medi importanti e i bonus. I bonus e tutto il mondo delle entrate sicure che c'è in Liberi dal Lavoro.